Viva là! Rispondete piuttosto, chi siete? Parola d'ordine! Viva il re! Bernardo! Proprio lui! Puntuale! Viva là! Sold out ieri sera al Castello Arechi per la seconda replica dell'Amleto messo in scena dalla Compagnia del Giullare per la regia di Andrea Carraro. 2 ore e 30 di spettacolo per rivivere tra le mura del maniero salernitano la vita del principe di Danimarca interpretato da Andrea Bloise, che ha mostrato sin dalle prime battute il suo carattere energico e deciso. Due sono state le location del castello scelte per la messa in scena. Dopo un primo atto consumato nello spazio più alto, trasformato per l'occasione in un teatro sotto le stelle, il pubblico si è spostato nell'atrio centrale. Il vento forte non ha fermato l'impeto di Amleto ed il gioco degli intrecci di corte degli altri personaggi, e così, guidati dal suono del corno, soffiato dallo stesso regista Carraro e dalla campana di bronzo con Cinzia Ugatti, il pubblico numeroso ha seguito passo passo le vicende amletiche, scandendo i passi salienti dei monologhi con gli applausi. A vestire i panni dello zio usurpatore è stato Gaetano Fasanaro, mentre la regina vedova ha avuto il volto di Amelia Imparato. La bella Ofelia è stata interpretata da una dolcissima Elena Monaco. Sul palco, inoltre, anche gli attori Matteo Amaturo, Carlo Orilia, Giulio Abbamonte, Fulvio Ragusa, Stefano Persiani, Valerio Elia e Livia Persiani. State dei tempi, l'oppressione del tiranno, l'oltraggio del superbo, il lungo interamo spezzato, le lentezze delle leggi, l'arroganza dall'alto, la derisione degli indegni sul merito paziente, chi lo potrebbe mai sopportare? Si potesse dar pace con la lama di un pugnato, che la terra sconosciuta. Dopo il grande successo di ieri sera, si replica ancora una volta domani alle ore 20:30.